Ciao, allora benvenuti al video del Lo compro, lo abito del mese di novembre. Direi che questo mese possiamo chiamarlo Lo compro e come. Ho tutti i prodotti molto molto validi. Il primo che vi mostro è questo, è il fondotinta della Maybelline Dream Satin Liquid e ne ho usati ben tre campioncini, quindi è quello che indosso anche adesso. Dunque, promette di essere intanto un SPF 13 e io ho provato il colore 30 Sand, che è secondo me valido come via di mezzo, davvero molto molto valido. Dice di avere un effetto liquido satinato, effettivamente una volta applicato sulla pelle è impalpabile, quindi è molto molto delicato, ha una copertura media e una durata media, quindi applicato e fissato con la cipria dura tranquillamente dalle 4 alle 6 ore, quindi mi sembra un valido prodotto. Non ha un profumo molto persistente, è abbastanza gradevole e poi comunque scompare subito. Quindi direi che questo lo comprerei se lo trovo in offerta. Potrei anche pensarci. Finché siamo in tema fondotinta, vi mostro anche questo che è del Livre Rocher, è il nuovo zero difetti, zero défaut, perché hanno rifatto la formulazione. Dice che ho fondotinta, pelle perfetta, con pigmentazione minerale e vegetale, tenuta 14 ore. Allora, intanto hanno aumentato la scelta di colorazioni, quindi davvero c'è sottotono beige, rosa, davvero fantastico. Poi, io questo fondotinta nella versione precedente lo amavo, in questa ancora di più. Cioè, proprio ha una copertura media, si sfuma molto bene. Se, da solo dura tranquillamente 8 ore. Lo fisso con la cipria tranquillamente 10. Lui dice 14 ore, vabbè, ma chi è che tiene un fondotinta 14 ore? Comunque sia, ho provato al massimo 10 io. 10-12 anche a volte con la cipria, fantastico. Per la pelle mista secondo me è spettacolare perché non mi lucida la zona T, lo comprerei alla faccia. Questo l'avevo comprato tempo fa e anche la nuova formulazione sì, la comprerò sicuramente perché mi è piaciuto tantissimo. Finché siamo sul Livre Rocher, altro prodotto che vi mostro, questa è la crema viso ed è perché hanno rifatto tutte le formulazioni. Questa è la Serum Vegetal Rid Lifting, quindi quella adatta dai 40 anni in su per liftare l'ovale per contrastare i segni di cedimento. Allora, questa crema io l'ho quella giorno, questa esatto, quella giorno e avevo due campioncini, l'ho usata di giorno, è davvero fantastica perché si applica bene, si stende bene, è bella morbida, assorbe subito, quindi anche con la mia pelle mista ok, non ha profumazione, quindi davvero gradevole. L'unica cosa, state attenti perché se avete la pelle molto mista, ed applicatene poco sulla zona T. Ecco, l'unica cosa è questa. Quindi, dato che è molto idratante, poco sulla zona T, ma proprio l'applicate sulle guance, poi lo passate anche sulla zona T, a me dura tranquillamente e non mi lucida eccessivamente. Quindi, davvero la comprerò, potrei guardare perché normalmente uso un'altra di questa linea. Vediamo, ma comunque sia un prodotto che io consiglio davvero. Andiamo avanti e vi mostro, beh, questo è. Allora, questa è una maschera viso purificante della Delidea o Delidea. È un marchio che io trovo ed è Artigotà, è un marchio italiano di cui vi ho parlato ed è completamente biologico, fantastico secondo me. Questa maschera è per la pelle riequilibrante, per la pelle mista, alla mela e bambù, effettivamente profuma molto di mela e si sentono i microgranuli del bambù, quindi c'è davvero quello che dicono. E la confezione da questa è un 10 ml di maschera ed io l'ho usata in due volte, quindi tranquillamente faceva tutto il viso, si lascia in posa 5-10 minuti e poi si sciacqua. Trovo che sia davvero valida. La pelle la trovi dopo più pulita, più morbida, è davvero un prodotto secondo me fantastico che ho scoperto da poco e lo comprerò. Comprerò sicuramente il formato grande perché questa maschera io la trovo davvero valida. E poi il prezzo non è neanche eccessivo, quindi dico che vale, potrebbe valere tranquillamente. Lo comprerò? Sì, sicuramente la comprerò. Ultimo prodotto è il profumo, nuovo profumo di Dior Sauvage, che è un profumo da uomo. Ne avevo due fialette. Fantastiche le fialette perché sono quelle push push, quindi sono anche più comode. È da uomo, ma non è troppo forte e non è troppo alcolico. Quindi, chi non ama i profumi freschi o floreali, io dico che questo lo potrei apprezzare. Io l'ho amato davvero tanto. È un profumo che è intenso, ma non è alcolico, non è forte, non è eccessivo. Quindi, è
È intenso, ma potrebbe andare bene anche alla donna. A me piace molto. E poi persiste tutto il giorno, anche applicato sui vestiti, dura. Una cosa che io ho trovato in quest'ultimo periodo, i profumi, anche quelli di supermarca, non durano neanche se applicato sui vestiti. Questo dura tutto il giorno, fai così e te lo senti ancora il giorno dopo, perché lo sento ancora ed è passato un giorno, quindi davvero fantastico. Lo comprerei? Cavolo, costa tantissimo. No, non lo comprerei perché costa tantissimo, però è un profumo che mi piace un sacco, quindi promosso anche questo. Eccoci, questi erano tutti i lo compro e come del mese di novembre. Spero vi sia stata utile. Se avete fatto qualcuno di questi prodotti, fatemi sapere come si trovate. E se vi è piaciuto il video, mettete un like e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi. E noi ci sentiamo alla prossima recensione. Ciao!